Aggiornamento sui numeri che riguardano i positivi da COVID-19 in città e in provincia: sono 50 i nuovi positivi riscontrati dai tamponi molecolari effettuati dall'ASP in tutti i paesi della provincia per tutti i cittadini dei paesi della provincia: sono 21 a Gela, 10 a Milena, 6 a Riesi, 4 a Caltanissetta, 3 a Niscemi, 2 a San Cataldo, 2 a Butera, 2 a Mur Musso Intanto c'è ancora un decesso, un paziente proveniente da fuori provincia. I dati aggiornati al 21 di dicembre sono 111 i pazienti positivi a Caltanissetta, dei quali 94 in degenza domiciliare, 13 ricoverati nel reparto di malattie infettive e 3 in rianimazione. In tutto sono 56 i ricoverati in malattie infettive, 8 in Ricoverati nel reparto appunto di terapia intensiva 755 i positivi eh, in tutta la provincia di Caltanissetta. Dall'inizio della pandemia in città si registrano 453 decessi. Supera quoziente di Caltanissetta gela con 963 decessi. E intanto però ci sono anche delle guarigioni e infatti sono 22 i pazienti guariti e comunque si registra un decremento dei ricoveri.